Addio alla Rai, Fiorello è stato sostituito per il suo seguitissimo programma. Un colpo basso per il conduttore. L'abbiamo saputo circa un mese fa. Per Fiorello non c'è stato spazio per la prossima edizione di Viva Rai 2. Il programma più pazzo della Rai poteva essere condotto solo da una mente come quella di uno showman come Fiorello, eppure la TV pubblica ha voluto chiudere così la sua conduzione. Non ci sono state date molte spiegazioni, quindi non è possibile fare congetture sul perché della scelta, ciò che è certo è che al momento il conduttore non ha ricevuto altre proposte. Tempo fa si vociferava di un possibile avvicinamento a Discovery, ma anche in questo caso non ci sono state conferme ufficiali. Da quando Amadeus ha lasciato il contratto con la TV pubblica, per approdare in casa Discovery, anche la Rai stessa sembra aver sconvolto i suoi piani. A sostituire la direzione artistica di Sanremo è arrivato Carlo Conti e per quanto riguarda programmi come Affari Tuoi, sembra invece essere tutto nelle mani del nuovo volto di Punta Rai, Stefano De Martino. A quanto pare per Fiorello non ci sarà spazio neanche a Sanremo, la Rai in generale non gli ha rinnovato il contratto. A conferma di ciò sono arrivati i primi spoiler in merito a chi invece sostituirà il conduttore per una prossima edizione del suo programma. Nonostante Viva Rai 2 sia terminato prima dell'estate e da tempo si sa già con certezza che non ci sarà una terza edizione, si continua a parlare della trasmissione e del conduttore siciliano perché la mancanza si sente già adesso. A sostituirlo in un nuovo mix, Binario 2, che però non sarà una vera e propria replica del programma di Fiorello, di cui invece si sente già la mancanza. Chi condurrà Binario 2 in sostituzione di Viva Rai 2 di Fiorello? Secondo Platinette, ad esempio, senza nulla togliere ai nuovi conduttori, si spera che il format sia molto diverso da quello proposto in questi due anni da Fiorello, perché il pubblico soffre ancora la sua perdita e una figura così eccentrica non è facilmente sostituibile. Una lunga standing ovation quindi viene da Platinette, che poi continua a dichiarare su I protagonisti della TV visti da Platinette, che cura sulle pagine del settimanale di Più TV, lo show del mattino, condotto da un Fiorello vero mattatore, è durato due stagioni e per due edizioni è stato il programma più seguito tra le dirette mattutine della nostra televisione. Poi spiega infatti che il successo del vecchio format è stato dato sicuramente da una struttura diversa che non assomiglia a nessun'altra. Adesso i nuovi conduttori saranno Andrea Perroni e Carolina Di Domenico, ma rimane avvolta nel mistero la struttura del nuovo format.